Il telescopio a raggi X NICER della NASA sulla Stazione Spaziale Internazionale ha osservato picchi di emissioni X contemporanee ai burst radio provenienti dalla pulsar nella nebulosa del Granchio. La scoperta mostra che una particolare classe di esplosioni, i cosiddetti impulsi radio giganti, rilasciano molta più energia di quanto si pensasse. Una pulsar è una stella di neutroni che ruota rapidamente. È il nucleo di una stella esplosa come supernova e collassato nelle dimensioni di una città. Una stella di neutroni giovane e isolata può girare decine di volte al secondo e il campo magnetico vorticoso che la avvolge genera fasci di onde radio, luce visibile, raggi X e raggi gamma. Se l'orientazione della pulsar rispetto alla Terra lo consente, essa appare come un vero e proprio faro cosmico, incredibilmente regolare. È questa la caratteristica che identifica immediatamente questa classe stellare. La pulsar associata alla nebulosa del Granchio, a 6500 anni luce di distanza da noi, è una delle più note, così come la supernova che l'ha generata, quella osservata e registrata circa 1000 anni fa, nel 1054. La pulsar del Granchio gira 30 volte al secondo e lampeggia costantemente in radio, luce visibile, raggi X e raggi gamma. Oltre a questi flash periodici, produce anche alcune esplosioni casuali. Impulsi radio giganti fino a 10 volte più forti dei segnali regolari e rapidissimi, con picchi di appena alcuni milionesimi di secondo. Li chiamiamo casuali perché sono imprevedibili, ma in realtà avvengono proprio in corrispondenza di una pulsazione regolare. Gli astronomi hanno monitorato la pulsar del Granchio per 2 anni, dal 2017 al 2019, con il telescopio a raggi X NICER e 2 radiotelescopi giapponesi, collezionando dati per quasi 4 milioni di rotazioni e notando che ad ogni impulso radio gigante corrispondeva un aumento, del 4% circa, della luminosità X. Questo valore, tradotto in termini di potenza d'emissione, significa che gli impulsi radio giganti rilasciano almeno 10 volte la quantità di energia stimata basandosi sui soli dati radio e visibili. Secondo un nuovo studio pubblicato su Science, a causare l'emissione sarebbero alcune particelle interagenti con il campo magnetico in rotazione della pulsar. L'indagine, però, è ancora in corso. I dettagli del meccanismo fisico non sono ancora noti e la speranza è quella di poter gettare luce anche su un altro fenomeno, tanto energetico quanto misterioso, quello dei fast radio burst, anch'esso probabilmente associato alla rotazione di stelle di neutroni rivelate nella nostra galassia e anche fuori da essa.